Benvenuti in Risto It. Oggi vedremo la nuova funzione implementata nella parte gestione che riguarda la stampante virtuale. In sostanza abbiamo fatto in modo di poter sostituire eventualmente anche la stampante vera e propria. Come? Qui avremo tutte le nostre comande, quindi le avremo a video, come se fossero stampate sulla carta, dove qui avremo tutto il dettaglio, ecco in questo caso il tavolo, da chi è stato emesso, che orario è stato emesso, le prime portate, le seconde portate e così via dicendo. Idem dicasi se arrivano degli ordini dai clienti, quindi in questo caso qui abbiamo delle pizze ordinate, se fate anche asporto. Oltre a questo, ovviamente, la cosa che può essere senz'altro più utile è il riepilogo generale. Quindi noi avremo il dettaglio della sala e quindi qui avremo la possibilità di sfogliare, capire quali è gli ordini che sono arrivati per prima, quindi rispettando anche il discorso degli orari, le prime portate, le seconde portate e così via dicendo. Oltre a questo avremo il dettaglio dell'asporto e i totali, quindi in questo caso ad esempio già sappiamo che gli arrosti misti con patate ne dobbiamo fare 3, come un antipasto classico ne dobbiamo fare 2 e così via dicendo. Quindi questo totale senz'altro è di un grande aiuto. E poi qui avremo le comande che potremo sfogliare come vogliamo. Per prendere una comanda basta cliccare su ordini da prelevare. Ecco, in questo caso il tasto è rosso, ci fa capire che questo è un ordine ancora che deve essere messo in lavorazione. Quindi basta cliccare sul tasto, automaticamente l'ordine passa in stato di lavorazione e da qui spariscono quelle voci. Questo ovviamente rimarrà sempre a video in modo che si potrà sempre e comunque visualizzare. Idem dicasi per queste. E qui vedremo che a questo punto, lavorando la prima e la seconda, non avremo nulla in sospeso in sala. Così dicasi anche per il cliente. Quindi se facciamo ordine a prelevare, ecco, abbiamo tutte adesso in lavorazione. E qui non avremo nulla. Facciamo adesso l'esempio del nostro cameriere che prenota, ad esempio per il tavolo numero 6, prendiamo una prenotazione, facciamo un arrosto misto, una scaloppina e una frittura di calamari. Ecco, senza dare nessun ordine, in modo da fare prima, sono 3 portate, confermiamo l'ordine. Ecco, vedremo tra qualche secondo che arriveranno quello che dovremo lavorare. In automatico questa funzionalità. Ecco, ordine da prelevare e già sappiamo che c'è il tavolo 6 con quello che ci ha messo signor Giovanni. Qui avremo sempre il dettaglio della sala. Quindi in tempo reale abbiamo i dati che dobbiamo lavorare e quindi terremo sempre tutto sotto controllo in questo modo qui.